Dunque, sono alla ricerca di un'antenna veicolare VHF. Questa mi sembra che faccia a caso mio. Anche il prezzo non è male, spedizione gratuita. Facciamo così, ne acquisto una e dopo vediamo come funziona, ovviamente dopo la sigla. Bene, acquistato l'antenna, è la versione bianca, perché esiste la versione nera, bianca, che è questa qui, quella blu e quella rossa, non credo di aver visto altri colori. Fondamentalmente cosa mi aspetto da questa antenna? Mi aspetto che questa antenna sia il più invisibile possibile ed è questo il motivo per cui l'ho acquistata. Non mi va di girare con la macchina sì. Un'antenna sicuramente efficiente, ma molto grande, che attira l'attenzione e che indica che poi nel veicolo ci sono delle apparecchiature radio. Quindi pensavo di usare una cosa così, molto discreta, possibilmente di avere lo stesso colore della carrozzeria dell'auto, in maniera da dare ancora meno dell'occhio. Quindi piccola, discreta, ma vediamo come funziona e vediamo qualche cosa, come risponde dal punto di vista strumentale. Ecco fatto. Andiamo sulla visualizzazione della frequenza di banda e vediamo la frequenza della banda compresa tra 430 e 438. Quindi la parte UHF che copre la banda dei radioamatori. E non male. Assolutamente non male. Se andiamo a muovere, vediamo qui di spostarci. Questo è un ottimo apparato, soprattutto economico, però i numeri sono veramente piccoli. All'inizio banda è 2 a 4, poi a 433 diventa 1 e 9 e poi è tutto sotto il 2. Insomma, non male. Vediamo la frequenza 145 e 400 con un ROS di 4 e 9. Ma adesso andiamo a vedere anche la banda. Sinceramente non mi piace tantissimo per come è il risultato. Stiamo facendo la scansione tra 144 e 146. Purtroppo il display e i numeri sono veramente troppo piccoli. Comunque, l'importante è che funzioni, l'apparato è veramente economico. E dicevo 144-146, purtroppo l'apporto di ROS è alto. Il marker, anche se voi non potete vederlo, si trova a 145 e 400 e ha un rapporto di ROS di 4.7 con un ROS di 4.9. Effettivamente troppo alto. Vediamo di cambiare 144 facciamo
145,5, arriviamo a 4,8, no, eccessivamente alto. Direi proprio che non userei questa antenna per i 2 metri. Per i 70 centimetri invece mi sembra ottima. Quindi, non so, non credo che la metterò in auto. Ecco al fine la prova di questa antenna cinese che mi aveva tanto incuriosito. Ripeto, la cosa che mi piaceva, l'idea che mi piaceva era quella di avere un'antenna piccola come questa. Peccato comunque, se vi serve una antenna solamente per i 2 metri va bene, ma io non la userò perché anche se la mettessi solo per i 2 metri poi sicuramente la userei anche per i 70 centimetri. Va bene, questa è la prova dell'antenna cinese economica, alle prossime, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e lasciate un like al video.